Cugino, ti seguo sempre su YouTube, TikTok, Twitch, Instagram e ascolto le tue canzoni su Spotify, iTunes. Brava Zesti! Sai dove seguirmi, sai tutti i social dove sono nascosti. Cugino, la tua serie si muove in modo strano, sono io che vibro. Oddio, abbiamo uno streamer! Attenzione, abbiamo il nick del nostro alleato 3. Ecco il modo che utilizzano i giocatori di LOL per far scoprire i propri nickname. Ora potremo vedere il suo PGG. Adesso lo andiamo a seguire, ragazzi. Stream Sniper! Questo è lo streamer. Questo è il mio jungler. È lui. Guarda, le stesse mie luci, colorato come me più o meno. È violaceo. Uguale, identico. Spinto a... Ha le cuffie della Logitech come me. Chissà se è contento della mia V-Support. Vediamo. Sta pensando. Ma lui non ha marghe. Ma se n'è andato? No. Ma lui c'ha la tenda nella sua stanza. Che figo, la voglio anch'io la tenda. Qua è una tenda questa. È una tenda, in che senso tenda? È una tenda. Una tenda dalle finestre o una tenda da campeggio? No, la tenda che per separare il coso. Boh, bello. Vai, come ieri sera. E non ce l'ho Zed, non ce l'ho purtroppo Zed, raga. Coglioni, no, il mio amico. Accetta, amico mio. Accetta, ti prego. No. No. Allora non accetto neanch'io. Aspetta il mio amico. Aspetta. Lo devo trovare. Guarda, adesso sarà tipo, oh mio Dio, che è successo? No! Vedete, arrabbiatissimo. Devo startare! Ci troveremo di nuovo, caro mio. A lui sembra non fregare niente di... No! No, non ci siamo trovati. No. Vabbè. Addio, caro mio. Ci siamo incrociati per un secondo. Le nostre strade, prima o poi, torneranno insieme. Vediamo come mette il suo canale Twitch. Perché qua non lo mette? Prima l'ha messo. Qua non lo fa. Io devo imparare. Perché qui non mette il suo canale? Esci la marghe, è qua. Ma la esco nel senso che la esco dal balcone? Vado. No, amore, non andare via. Ma io stavo andando veramente. Ma cosa vai fare? Dai, stai qua. Vai qua al casuccio. Vai a fumare. Per questo volevo uscire. Allora vai fuori. Fuori dal cazzo. Poverina. Che carino. No, Maria, dai, ti do anche un bacino. Ah, sì? Sì. Ma perché l'hanno riscattato? No, ma non l'ho tolta la ricompensa. Allora io perché lo voglio dare io. Dai. Ora puoi uscire. E che ragazzi, non posso farla fumare in casa. Perché dopo, cioè, la nicotina mi dà fastidio. Cioè, non lei. Vabbè, vaffanculo, avete capito. Ma cugino, mi sono accorto adesso, ma sei in maglietta. No, questo è un maglioncino, è bello caldo. E sì, comunque io sono così. Chiedetelo pure a Zesti, anche lei è stata qui con me e ero sempre, diciamo, in maglioncino, magliettina. Cosa? Sì, allora praticamente cugino si mette i pantaloni lunghi però poi se li risvolta fino al ginocchio per avere meno caldo. È proprio un ciula e un coglione, l'ho testimoniato in prima person. Vaffanculo. Allora sì, io mi metto i pantaloni lunghi, anche adesso c'ho i pantaloni lunghi, ma me li tiro su, vi faccio vedere, vedete, me li tiro su perché non mi va di tenerli giù, perché se li tiro giù poi sento tutto il tessuto che mi colpisce tutto intorno alla gamba e mi dà fastidio, quindi li tengo su, anche se sono lunghi, così mi tengo lo stesso al caldo, ma non troppo. Allora, dobbiamo andare in bagno, ma lei è qua. Allora, non dovrebbe fare in tempo, quindi arrivo.
Hai bussato? Ma che cazzo succede? Benvenuti. Scusate. Allora, ma mi state trollando? Cioè, io ero andato in bagno un attimo. Vabbè. Ciao Calypso, buonasera. E allora metti i pantaloncini corti? No, con quelli corti ho freddo, quindi me li metto lunghi ma li accorcio. Perché? Perché c'è più tessuto nello stesso punto, ok? È questo. Ed è perché qua è tutto concentrato il pantalone in questo punto, ok? E quindi qua mi si scalda. Non so come spiegarlo. Ok? No, la gonna è freddissima. Ma non sei bloccata! Oh, ma che cazzo di problemi ha? Fanculo. E poi ogni tanto me li tiro giù, mi scaldo giusto 2 minuti, poi me li ritiro su, perché così ho preso il calore, capite? Faccio sempre su giù, e poi in casa mia c'ho questo che è un cambiatore di temperatura, e in questo momento ci sono 20.7 gradi, vedete? E sotto il numero 19.0 è la temperatura che io ho richiesto al dio della temperatura, però lui mi ha dato 2 gradi in più, perché fa caldo, che ne so. Cucino con codice, abbiamo ideato un nuovo champ. Elintia, ci sta un sacco. Devo provare, devo proporla a Riot. Va bene. Oh, cosa fa questa? Picchiala, picchiala. Piace. Facciamo schifo al cazzo. Schifo al cazzo. Facciamo proprio schifo al cazzo. Mi compro 4 pozioni. Oddio, ma tu citti però. Io, ecco perché siamo morti. Se avessi avuto Lial. Invece no, questi AD carry prendono il teleport. Scrive Xerath. Ah sì, Xerath mio. Mo gli facciamo il ragazzi, la vendetta. Siamo pronti? Amore. Ora faccio entrare di nuovo lei e quindi... Apri quella finestra, per favore. Sì. Grazie. È entrato una nicotina. Grazie, così non sento l'odore del fumo. Sei stata brava. Hai bussato bene. No, Ash, attacca quelli giusti, mannaggia. Ok, l'ha preso. Ok. Un risorgere spam, plastichelo, sì ragazzi, mi ha fatto un po' una cagata. Però vabbè, è che la vedevo carica questa... Quindi ho detto, facciamo questo. Non lasciargli le kill. No, no. Adesso vediamo. Sono stati fortunati i nemici. Cioè, loro hanno le kill per culo. E hanno sfottuto... Ma adesso li sfottiamo noi. A fine partita tanto ride bene chi ride per ultimo. Giusto, ragazzi? È la legge del bronzo. Un alleato è stato ucciso. Sono pronto. Vai. Non confondere con la malvagità. Wash, stia attenta che quella è Xerath, mica uno a caso. Xerath è bravo. Xerath non è bravo, sì sì, sta giocando bene. Ash non ha messo il carretto. Sarà un po' un problema questa partita.
Questo è il motivo per cui Xerath è veramente forte come supporto, oltre che molto divertente. Guardate qua, riesce a bombardare tantissimo. Vi divertirete un mondo con Xerath. Picchialo, picchialo. Ma lei picchia l'altra. Vabbè. Va bene, dai. Benissimo. Come fa ad aver mana sto stronzo? Oh vabbè, due kill fatte comunque, due kill fatte. Peccato che è arrivato Warwick. Ma perché c'è sempre Warwick? Oh, ma vaffanculo, sempre, in tutti i game. Mi sono stancato di giocare sempre contro lo stesso campione. Mo lo inizia a bannare. Buonasera Sabo, ciao. È sempre il team avversario, ma infatti. Pacchetto starter domande. A che lo sei sul main e perché ti chiami cugino? No, ce ne sono anche di domande di altre start. Quali sono le domande più comuni che fanno? Buonasera, buonanotte, non fare così. Cos'è Ledo? Io invece ho fatto una partita. Domande altro. Oh. Ok, ok, ci sono. Tomo. La V non fa un cazzo di danni per ora, quindi forse è meglio non usarla. Cinque gold. Senta. Togliamogli la runa dei soldi. Ok. Oh sì! Oddio! Sì! Bene, cazzo! GG! Molto bene! Sei felice? Molto! Molto! Lei è felice! Doppia uccisione! Bene, bene, bene! Sei felice, Marghe? Sono felice anch'io! Quindi, perfetto! Sasha toccherà di nuovo vendere l'oggetto da support! Ormai è diventata l'abitudine, ragazzi! Consuetudine! Si va! Beh, è inutile prendere la pinca! Nice Morg! Thank you, Nocturne! I'm good! Sì, so good! 43104 il mio ADC. Oh cazzo. Adesso capisco perché ogni tanto Gatto Cura mi si trova ad avere a che fare con questi support. Cioè con questi ADC. Se io fossi stato Yumi in questo momento, probabilmente Ashe mi starebbe flammando, perché giustamente non potrei aiutarla di più. E lei mi flammerebbe. Però purtroppo, cioè per fortuna non lo sono. Ecco perché Gatto Cura mi viene spesso bannato, capite? E viene spesso flammato. Ma porca troia. Vabbè. Fortuna loro camminano sulle mie doppie. Meglio andarsene. Quanto bombarda Xerath comunque, raga. È una roba assurda. Ciao. Picchialo pure, picchialo pure. Vai, Noctur, è tutto tuo. Noctur che sta buildando. Ah, Noctur sta facendo il tanker, still.
Cioè, ormai pure gli assassin vanno con l'oggetto da tank. Ma perché tutti i champion in questa season hanno 2000 tag di vita al minuto 10? Vabbè. È così, ragazzi, è la nuova season. La season dei tank. Però perché max Q? Per avere più spesso la Q, che è lo stun, e anche perché poi dura di più. No, per averla più spesso no, perché il cooldown diminuisce, però aumenta lo stun. E di conseguenza la gente sta più tempo AFK. Quindi hai molta più utility come supporto. Non sei in mid dove devi farmare. Anche se in realtà probabilmente non sarebbe un problema in questo caso. Ho la torre! Fregata! Mamma mia, ragazzi, ma che support! Ah! O non posso fare 1v200.000, però intanto molto bene. Ok. Porca puttana, ragazzi. Che partita è? Non si può stare un attimo in pace. Oh, facciamo un drago. I came Drake. Sotto assedio, questa partita sono letteralmente costantemente sotto assedio. Un 25 kill minuto 12. Di cosa mi ha ucciso? Mi sfarto non di Q, no, di W. Più danno della torre. Vabbè. Mash continua a morire, non so come. Ok, abbiamo preso il drago, questo è l'importante. Ok, che danno. Comunque tutti i Warwick ce l'hanno con te. Vai, 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 ultala! Forse potevano rubarla, però lui è tank in realtà, quindi sono io il carry sto game. Sì, tutti i Warwick ce l'hanno sempre con me, non so come sia possibile questa cosa. C'è una bella W qua, tanto ho capito che dovrò farmare anche questa partita. Ma Ash, fai qualcosa! Devi non rubarmela. Cioè, qualcos'altro potevi fare. Tipo, che ne so, un AI. Vabbè, dai. Dona anche tu. Ti ho regalato una kill. Se ti lamenti, cazzo, Mind Blow, grazie del follow. Was brutal anche a te. Grazie, ragazzi. Benvenuti a tutti. Ricordo a tutti i nuovi di lasciare il follow per supportare il canale, per sapere quando sono online su Twitch la sera. Vi ricordo tutte le sere, circa dalle 22 in poi. La spada più luminosa del mondo. Ultala, 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 ultala. Se la ulti ci andiamo. Non nascondo il dolore. Ultala. Brava, cazzo. Sì, così. Bravissima, brava Ash. Almeno ha ascoltato. Sarà un minion, ma ascolterà. Non male avere un minion che ascolta, eh. Guarda lì. Beccati sto danno, stronzo. Probabilmente ulterà. Ok, vabbè, che anche lui. Poi, persona board lì dietro, chi ci sarà? Vabbè.
La word più malvagia del mondo. Il prank assurdo. Dice, ma non è parsa questa? Chi l'ha messa? Ha fatto lei, non ha visto nessuno. Dice, ma chi è stato? Oddio, che ridere. Aiuto, ma dov'è finito il mio di Carry? Ma perché se n'è andata? Mi spiace, codice, fanno molto ridere queste cose. Magari ho completato Super Zone, ma ho scelto di fare un pezzo del Rabdon perché tanto qua sto sparando a raffica, sto facendo un sacco di danni, quindi ho capito che devo carriare, quindi preferisco fare subito più danni. La zone la faremo dopo. Ho 10 kill, quindi vado subito di danni. Se riesco a recollare con 2000 gold, mi prendo il Rabdon. Se no, vediamo di fare la zone. Lui il carry serve danno, esatto. Ok. Il pronostico è? Il pronostico per donare i tuoi punti o per riceverli? Un alleato è stato ucciso. Minchia che danno, vedete ragazzi perché? Dove sei, piccolina? Boom! Può fare lì la stunnata, non ricordavo. La robot è morta, non si sa come, ma ce l'abbiamo fatta. È esplosa come una puttana. Ora aspettiamo qua. Ah, Miss Fortune, quanto cazzo dura la morte? Facciamo il drago? Drago. Mi è stata immobilizzata. Era suonata dalla ulti di Ashe invece. Lo giuro. Ah no? Non l'avevo usata l'ulti. Ok, mi sono sbagliato. Non te lo giuro. È esplosa come la puttana. Dai, ma... come si fa a sbagliare lo smite quando lo smite fa 1200? Cioè, fa 1200? L'ultimo Miss Fortune ogni tick quanto farà? 100? 200? Come fai? Ha sbagliato tanto, non poco, tantissimo. L'ha fatto quando, boh, sta a 1300. Boh, smite adesso, non si sa mai che... Oh, 5 gold. Piacciono i 5 gold. Io voglio il Rabdon completo, raga. Mi dispiace. Un alleato è stato ucciso. Non puoi spezzare l'anima infranta. Aia. Guarda, non so più dove sono, su che tasto le guardo. Un nemico è stato ucciso. Buonasera cugino, posso per un saluto che domani devo andare nel primo giorno nella nuova scuola. Dammi un parola di conforto che sto un po' in ansia. Ciao Spira Polline. Oggi ho visto che sei passato su Discord comunque. Nuova scuola a dicembre? Hai cambiato indirizzo a metà anno? Va bene, dai. Mi raccomando, divertiti. I primi giorni sono sempre emozionanti. Non mi danno più gold. Tanto da questo se lo prendo 160. Andiamo a fare i golem, vai.
Manco veste varo scontro che magari di V fa 3000 danni, era la R di Miss Fortune, appunto. Ho visto bugiardi scegliere la virtù. Che palle. Abbiamo già completato l'oggetto da support, quindi non ci serve più adesso. Ci dà più gold. Oh cazzo. Aspetta. Ok. È passato anche Sion. Molto bene, abbiamo due champion con l'Earth Steel, quindi vinciamo noi. Ah no, perché di là abbiamo un Divine. E anche questo fa danno sulla vita massima, giusto? Eh sì. Mi sfortuna è morta di V. Io basta che metto la V e via. Meno male che ho preso Morgana e che sto andando full AP, perché il mio team non ha danni magici. Infatti armor, 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 tutti armor. Ma c'è Morgana qui, che è la più fiddata e ci pensa lei. Però non so se sono letteralmente un champion da 1v9, perché... No, non lo sono, purtroppo. Infatti ricordo che anche per fare penta con Morgana fu complesso. Sì, con la Miss Fortune ha 9 kill. Ma le Miss Fortune, ragazzi, è facilissimo fare le kill. Per questo tutti giocano Miss Fortune, c'è un motivo. È veramente semplice fare le kill con quel cielo. Poco impegnativo. Ah, 5 gol. La tua squadra ha distrutto una torre. Aia. Ok. 5 gold. Lo streamer che state guardando, conosciuto per il nome Cugino Rap, è proprio un ciula e un coglione, perciò state attenti. 75 gold. Coglione! Brava. Ciao, sono qui intorno a te. Arriva. 5 gold. Serie di uccisioni del nemico. Serie di uccisioni. Arriviamo. Picchia. Questo lo prendiamo noi, dai. Oh no, c'è Xerath vivo. Oh cazzo. L'avevo preso. Gli ho interrotto tutto. Buono. Meno male. Che culo, cazzo. Ho cecchinato con la W senza sapere che era lì. Ok. Ora. Noi ci prendiamo il Cosmic per avere più spesso la Q, perché abbiamo necessario bisogno di avere più CD. Ciao, Resto Brano, grazie al follow, ben arrivato. Mi sembra che bisognerà impegnarsi per questo game, eh sì. È che sto cercando di giocare sempre diversi. Però è tosta, cazzo. È veramente tosta perché non posso giocare Xerath
oppure i champion che laserano tutti i gay. Serat, Lux, quelle robe lì. Ma fate tutte nello stesso punto, non so perché, vabbè. Spacca, spacca. Robby Gendime, buonanotte. Io non ho ancora ucciso Pantheon, tra l'altro. Cazzo, l'ho missato. Ho preso il... Oh, scappa. Ash, cosa fa Ash? Perché sta tippando lì? Ash. Ma che cazzo è sta mossa, Ash? Vabbè, avvio, fate qualcosa, l'abbiamo fatta, dai. Scappa, che sei viva grazie a me. Oh, cazzo. Ti tocco. Ti rallento. Ti rallento. E muori. Bene. A posto. Serat, puoi cambiare bersaglio? No, non poteva. Cerchiamo di vincere la partita però, raga, che io non sono un champion da super push. Ick. Danni, danni, danni. Brava. Spiace però, sì, brava. Mi hai salvato. Come si fa? Un po' di gold qua. Non confondere l'oscurità con la malvagità. Urca. Purtroppo non posso entrare lì. Ho sbagliato tasto. Volevo fare le ward. Vabbè. Senti, facciamo così. Non ti dà punteggio visione pingare le ward? Ma che frecce stira sera? Sì, sì, no, le frecce sono belle. Un alleato è stato ucciso. Ash! Ok. Pushiamo, raga, pushiamo. Vai, squadra. Vado back. 30 secondi al drago. We take it. Ash smurfa e dal ferro. Ok. Imma fucking coming. Sto fottutamente venendo. Vai. Sì, sì, ha stile questa Ash. Fa schifo, ma con stile. Cioè, è uno schifo bello. L'abbiamo preso, vero? Eh sì, cazzo. Bella cazzo! Oh porca puttana! Ehi 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 ehi! Vai! Vaffanculo, ma perché devi essere forte?
Quanto è veloce sto coso. Era qua un secondo fa. Appare dietro. Mamma mia, Warwick, sei una merda. Ti odio tantissimo. Veramente, eh? Non è che ti odio per finta. Ti odio davvero. Mi dai fastidio un sacco. Cosa possiamo prendere, ragazzi? Serve resistenza magica qua. Oppure possiamo prendere questo. Siamo passati da LOL a soft porn, cugino? In che senso, old? Buonasera, ciao, gli Moschi. Ah, perché ho detto delle cose mega porno? No, non l'ho dette, non l'ho dette. Allora. Resistenza magica non ne hanno. Questo con la... Prendo uno con la Q e dovrebbe esplodere, in teoria. Questo però mi aiuta contro... contro alcuni. Vabbè, facciamo che dobbiamo fare più danno possibile, va? Cos'è che stiamo sbagliando, squadra? Andiamo. Va bene, prendere. Lo voglio prendere. Una volta credevo che l'aria del cielo fosse dolce. Ora la trovo soffocante. Un po' di anti-heal ci può stare? Non posso fare tutto io, porca puttana paletta. Ma nessuno ha anti-heal, infatti. Oh cazzo, non ho più le ward. Ho sbagliato, mi sa. Ho venduto l'oggetto da support. Serie di uccisioni. Sbaglio sempre questa cosa, mi succede molto spesso. È ulti dello stile! Non è possibile che Nocturne... Ah, è vero, sono un fantasma. Madonna, io ne faccio invece, sono io il carry. Vai, squadra! Tipo per voi, ovviamente. Non per i nemici. Doppia, doppia. Che danno. Fanculo, Gwen di merda. Quanto broken. Gwen con la salamandra bid. Guardate, Conqueror, Nashortut, salamandra, Rabadon. È esattamente la salamandra bid, solo che lei usa lo smite mid. Cosa? Come ha fatto Zed a perdere contro uno con lo smite mid? Entro, la prima cosa che sento, sto fottutamente venendo. Neanche farà così, cugino. Ciao Davide. Sì, a me succede spesso. Succedono delle belle cose qua da me. Prova la Banshee. Sì, la Banshee ci starebbe. $1,950. Ultizzone, no, non potevo farla in quel momento perché avrei preso soltanto Gwen. Gwen sarebbe scappata e quindi non era worth. Meglio morire. Uso lo smite mid, cosa? Sono piegato, ma com'è? Aiuto. Oh! Sì, l'ha presa, cazzo. Bene, bene, bene. 1 minuto e 04 al drago, vai. Questo lo prendiamo noi, ci facciamo una bella anima. Oh, 5 gold. Oh, prendiamole però. Aiutiamolo, aiutiamolo! L'ho tolta. Serie di uccisioni inter- avete visto che Noctus è curato da morto. 30 secondi, è troppo presto. Ok, va bene. Sono tutti top tanto. Che cazzo. Stavo guardando, mamma mia, mi stavo ammazzando. No, no, stai calmo, eh. Ditemi che ci sono delle insalate, porca puttana, arriva Warwick velocissimo. Già. Non possiamo farlo, raga.
Vai! L'ha preso! 5 gold, 5 gold. Ok. Vai. 5 gold. Sono diventato bravissimo in questo minigioco. Sì, l'abbiamo preso! Boom, muori! Ok. Bene, hanno preso Magic Resist? Ancora no. Dobbiamo assolutamente prendere riduzione cura, eh. Posto delle scarpe. Il frutto miloso è stato declassato ad insalata. Una pace. Ok, prendiamo anche questo. Teletrasporto senza vincoli da parte di Sion e anche Ash. Ok, arrivo, arrivo ragazzi. Prima faccio il blu però. Arrivo. Bravi, bravissimi. Nocturne a 5000 di vita, ma che cazzo. Rap, salutami felicemente. Comunque sto oggetto qua sembra un culo, non un cuore, l'icona. Madonna, l'hanno fatto in due, ma sono velocissimi. Ma allora fa danno anche se tank. 699 di vita. Buono, buono. Poi con la drago della montagna abbiamo ancora più resistenza. Dai, raga, è tempo di vincere il game. Forza. 21-7 questa Morgana. Pierluigi Morgante. Ciao Nvidia Players, buonasera, bentornato con 2 mesi. Ciao Molimele, ogni sera qui vuoi essere salutato, ormai lo so. Sei tu quello che riscatta, ti saluto, più di tutti quanti. Ogni sera ti saluto. Vai Zed, ti ho messo lo shield. E più al sicuro adesso, puoi ingaggiare. Attenzione però. Oh. Madonna quanto ci godo. Distrutta dal support. Salamandra build contro laser. Bene, bene, bene. Oddio mio. Ci sono qui dietro al muro. Oh cazzo. Devo aiutare il mio team. Gli ho dato lo shield. Lo shield della vittoria. Un altro shield. Buono, buono, buono. Bravi ragazzi. Tripla uccisione. Ash ha fatto tripla. Ash, sto godendo un sacco. Boom, abusiamola. Perfetto ragazzi. Vinciamo il game. Che squadra ragazzi, che team. Che competenza. Sono veramente contento. È stata tosta questa partita. Ma ne balza la penta. Ah, godo. GG. Gran partita, ragazzi. Gran partitona. Belle le ulti di Ash, quelle assolutamente. Gino, preso Xerath, bello figo. Ah, comunque, buonasera, grande Talz. Hai visto, ti ho consigliato bene quello Xerath. Siamo qui in compagnia di... nessuno? Ma dov'è finita? Vabbè. Niente. Eccoci qua. Allora, dai, alla fine è stata brava Ash. Direi di onorare anche Nocturne. Non lo so. Boh, vabbè, dai, onoriamo lei. C'è la tua live in quel telefono. Ah, sì, siamo qui in compagnia di... di questo! E adesso si gira, vediamo cosa fa. Eccolo qua. All'infinito. Bam! Guardate. Adesso lo rifà e si vede lui che lo rifà dentro al coso che lo rifà, guardate. Questo è l'infinito. Molto bene, molto bene. Allora,
Adesso S più con Morgana. Wall team can't avoid a Morgana Q, so embarrassing. Li ho paralizzati tutti. Molto bene, molto bene. Bronzo 3, promozione ottenuta. Ok ragazzi, 53k 1000 danni. Vabbè, avete capito? Di Morgana support. Veramente potente. Il cuscino di Yumi ti segue, se lui sempre. Siamo a 13 LP, bronzo 3. Proseguiamo.